Allora, questo è per BTO un argomento nuovo, non abbiamo mai trattato in nessun modo argomenti relativi alle compagnie aeree. Pensavamo che il 2013 fosse il primo anno in cui volevamo affrontare questa sfida. Abbiamo con noi Fabio Lazzarini, Country Manager di Emirates in Italia. Bentornato Fabio. C'è Bruce Springsteen, però senza Bruce Springsteen quest'anno ci ha pensato te. E John Alborante, Country Manager invece per Ryanair, Italia. Benvenuto John. Grazie, grazie. Dopo il loro speech salirà di nuovo sul palco per alcune domande Philip Wolf, che rivolgerà alcune domande ai nostri ospiti. Grazie a voi. Buongiorno, allora io come mi ha gentilmente introdotto Giancarlo rappresento Ryanair in Italia. Ryanair non so se tutti la conoscete o quanto la conoscete, quindi mi sono permesso di fare una piccola presentazione di introduzione per darvi un'idea generale di quello che rappresenta Ryanair in Italia. Ryanair è la compagnia aerea con le tariffe più basse e preferite in Europa. Noi abbiamo le tariffe più basse in assoluto, non abbiamo sovrattasse carburante come hanno molti dei nostri concorrenti, siamo anche il numero uno come compagnia aerea per numero di traffico di passeggeri internazionali. Questa è una statistica stilata dalla IATA, 81 milioni di passeggeri. Siamo anche il numero uno per copertura in Europa, abbiamo più di 1600 rotte da 62 basi europee. Il minor numero di bagagli persi, il maggior numero di voli in orario e il minor numero di cancellazioni, quindi un record anche di qualità di servizio che teniamo a mantenere. Siamo leader nel settore anche con 29 anni di sicurezza. È importante vedere 29 anni perché l'anno prossimo celebreremo i nostri 30 anni e avremo un anno che sarà ricco e pieno di eventi per questo tipo di celebrazione. Abbiamo fatto un ordinativo di 175 nuovi aeromobili che arriveranno tra il 2014 e il 2019. Sono sempre Boeing 737-800, tutta la nostra flotta è Boeing 737-800 e ci porterà a un numero totale di 110 milioni di passeggeri. Attualmente siamo a 81 e con questi aeromobili nuovi tendiamo ad arrivare, vogliamo ad arrivare a 110 milioni. Questo è per darvi un'idea del rapporto che c'è tra Ryanair e le nostre concorrenti principali europee. Siamo il numero uno per copertura in Europa, questo è per darvi un'idea anche della dimensione di Ryanair, 62 basi in tutta Europa. Noi per base intendiamo un aeroporto con un'importanza primaria per quanto riguarda le nostre operazioni, dove noi basiamo degli aeromobili. Abbiamo 30 paesi che tocchiamo in Europa, più di 1600 rotte, attualmente 301 Boeing sono in flotta e sono la flotta più giovane in Europa con un numero di età media inferiore ai 5 anni. Con questi nuovi 175 aeromobili che abbiamo ordinato e una settantina che verranno dismessi, arriveremo a 400 aeromobili in flotta. Le tariffe sono in assoluto le più basse, difatti noi ci chiamiamo ultra low cost carrier, altre nostre concorrenti si definiscono low cost, però l'unica ad avere tariffe così basse siamo noi come ultra low cost. Interessante le nuove iniziative che abbiamo avuto per i nostri clienti. Siamo qui in un ambito e parliamo principalmente di quello che è il discorso online. Ryanair, come sapete, vive solo ed esclusivamente online. Tutte le nostre prenotazioni vengono effettuate esclusivamente sul nostro sito online. E proprio per questo siamo sempre alla ricerca di migliorare quello che è il servizio che diamo ai clienti attraverso il sito. Ultimamente abbiamo aperto anche un Twitter account dove è possibile entrare in contatto con noi, scrivere messaggi, dare suggerimenti e via dicendo. In base anche a questi suggerimenti e anche alle lettere che riceveva il nostro presidente, abbiamo attuato parecchie migliorie, diciamo così, abbiamo ottimizzato quello che è il nostro servizio web e il tutto dovrebbe concludersi all'inizio dei mesi dell'anno prossimo. Adesso vedrò velocemente quello che noi faremo. Abbiamo eliminato le CAPSCA, che è quel sistema con delle domande che bisognava risolvere per poter procedere con la prenotazione, quindi semplificato anche quello. Io personalmente ho avuto problemi talvolta a risolverlo e non riuscivo ad andare avanti.
Comunque c'è un periodo di grazia di 24 ore per correggere eventuali minori errori che vengono fatti durante la prenotazione. Avremo dei voli silenziosi prima delle 8 di mattina e dopo le 9 di sera, prendendo esempio da altri vettori più blasonati, sì, sicuramente. Abbiamo deciso che per i nostri clienti era giusto magari poter continuare a riposare o avere un attimo di tranquillità. Solo le informazioni di sicurezza necessarie vengono date e anche le luci vengono tenute soffuse. Avremo il secondo bagaglio in cabina gratuito, quindi per la felicità delle signore in particolare, non ci sarà più la necessità di infilare tutto nell'unico bagaglio a mano che viene portato con sé, ma potranno portare una seconda borsa oppure anche una... Sì, sapevo di riscuotere successo con questa cosa. È un paio di settimane che la sto comunicando e regolarmente ricevo le ovazioni. Oh, benissimo, finalmente. Sì, non ci sarà più quell'obbligo al gate di infilare tutto dentro e dopo che tutto si è gonfiato non entra più nella gabbia e bisogna pure lasciare giù la valigia. Siamo anche diventati più gentili e disponibili per quanto riguarda la dimensione del bagaglio a mano. L'importante è che riusciamo a farcela stare nella capelliera. Poi, millimetro in più, centimetro in meno, non ci saranno grossi problemi. Abbiamo anche semplificato vari costi che obiettivamente erano abbastanza elevati e se uno si dimenticava di stampare la carta d'imbarco doveva pagare tipo 70 euro in aeroporto, ora si riduce a 15. Sinceramente molte volte mi chiedo come faccia uno a dimenticarsi di fare il check-in di Ryanair, perché ti arrivano minimo una ventina di comunicazioni tra sms, email e tutto quanto, però capitava e quindi adesso abbiamo anche ridimensionato la cosa. Riduzione del bagaglio in aeroporto quando non ci sta con voi o altre cose, e il posto assegnato, questo penso sia una cosa molto, molto richiesta anche questa. Non ci stiamo adeguando agli altri vettori, diciamo così, ripeto, legacy carrier come vengono chiamate, però avere il posto assegnato abbiamo notato che in modo particolare per quanto riguarda il discorso di famiglie o persone con situazioni particolari è assolutamente un must. Il nostro nuovo sito, che poi vi faccio vedere un'immagine, è stato rinnovato da 2 settimane circa, un nuovo look molto più semplice da utilizzare, quindi anche noi siamo diventati molto più user friendly. Ryanair era famosa perché si iniziava la prenotazione, circa 17 click dopo si arrivava ad avere il biglietto. Adesso con soli 5 click, dall'inizio della ricerca voli alla fine del pagamento, si ha il biglietto in mano. E un'altra cosa penso molto interessante sia la trasparenza del prezzo. In passato siamo stati accusati di non essere trasparenti. Uno iniziava la prenotazione, pensava di spendere una certa cifra, poi quando arrivava in fondo saltavano fuori degli extra costi. Al momento si ha una tendina sul lato destro che ci segue tutto il percorso della nostra prenotazione e nella tendina è indicato esattamente il prezzo che si paga. Quindi fin dall'inizio si vede il prezzo finale che si andrà a pagare. Share the fare, sarà molto interessante condividere la propria tariffa, il proprio viaggio che si vuole fare o quello che si sta cercando con tutti i propri amici, parenti, conoscenti attraverso tutti i social media, vedersi Facebook o altri tipi di social media del genere dove sarà possibile condividere questa cosa. Fare finder, uno ha un budget, siamo molto attenti alle esigenze del cliente, uno ha un budget a disposizione e decide di fare un weekend. A questo punto dall'aeroporto di partenza, inserendo il proprio budget, si vedono tutte le destinazioni a disposizione con quel budget. Ovviamente aumentando il budget aumentano anche le destinazioni a disposizione da quella partenza, però immediatamente si ha l'occhio, non si deve andare a cercare destinazione per destinazione per sapere che prezzo ha ogni destinazione. Avremo una nuova applicazione, ovviamente come tutti, per smartphone e tablet, che sarà disponibile da maggio, e avremo anche un nuovo website in misura per tutti i paesi. A parte la homepage che è sempre tradotta nella lingua locale, anche le pagine successive saranno tradotte, nel nostro caso specifico, in italiano. E avremo anche, stiamo anche studiando, nuovi prodotti business e per le famiglie. Ovviamente tutto in fase di sviluppo e appena avremo nuove novità ve le farò sapere. Ecco, questo per esempio per darvi un'idea di quello che è il nuovo fresh look del sito Ryanair. In Italia nello specifico, per ridurci un attimino al nostro bel paese, abbiamo incominciato a operare nel 98. Attualmente con le ultime 4 basi che abbiamo lanciato, che stiamo per lanciare il 18 di dicembre, Catania, Fiumicino, Palermo e Lamezia, abbiamo 14 basi. Sono 23 gli aeroporti totali che tocchiamo con più di 400 rotte dall'Italia. Attualmente il nostro obiettivo è di superare i 26 milioni di passeggeri per anno. Questo in base alle statistiche ACE Europa crea opportunità di lavoro per 26.000 posti di lavoro opportunità e con un risparmio di 2,7 miliardi per i consumatori proprio grazie alle nostre tariffe più basse rispetto alla concorrenza. Ecco, Ryanair da quando è iniziato è sempre stata in crescita.
Quindi, riassumendo, passeremo dai 24 milioni attuali ai 26 milioni di passeggeri con queste nuove basi che abbiamo aperto. Lancio il 18 e 19 dicembre, quindi ci saranno anche una grossa risonanza media su queste cose che andremo a fare, in modo particolare su Roma-Fiumicino. È la prima volta che noi opereremo da Roma-Fiumicino, perché noi abbiamo sempre operato e continueremo a operare da Ciampino. Ciampino la servirà sempre i nostri voli internazionali da Roma, mentre su Fiumicino cominceremo a concentrare tutti quelli che sono i nostri voli nazionali. Attualmente collegheremo Catania, Lamezia e Palermo con Roma, e ci saranno a seguire altri aeroporti come Bari, Brindisi a seguire. Siamo impegnati nella crescita del traffico e anche del turismo, quindi, in Italia, e quindi crescendo il turismo noi vogliamo anche, diciamo così, dare una mano per quanto riguarda la crescita di posti di lavoro. Questo è un esempio della tariffa conveniente che noi offriamo su tantissime nostre rotte europee. Ci sono queste tariffe a 15,99 euro, a partire da 15,99 euro. Sono prenotabili sempre durante certi periodi selezionati, e comunque meno di 15,99, signori, non so dove si possa viaggiare. Grazie. Grazie, Gian. Grazie, Gian. Grazie, Giancarlo. Buongiorno a tutti ancora da parte mia. È bello essere indietro qua, no? Su questo palco, anche se quest'anno sono sempre meglio le prime, nel senso che l'anno scorso sono stato accolto da una sigla con Bruce Springsteen e quest'anno con niente. Mi sono un po' consolato, forse Giancarlo ha scelto le sedie, no? Io ho lasciato John su quella piccolina perché è low cost e mi sono messo sul trono, era un po' un modo di esemplificare le differenze tra le nostre compagnie. Scherzi a parte, ripeto, è un piacere essere qua ancora. Quando a settembre mi sono sentito con Giancarlo per dire no, questa però non si può, questa è una sorpresa, non si può partire da questa. Scusate, perché si rovina la sorpresa subito. Quando mi sono sentito con Giancarlo a settembre, l'idea era quella di... mi ha detto, vediamo se riusciamo a fare qualcosa con le compagnie aeree, no? Lui aveva questa voglia di sentire Ryanair, poi ha detto, beh, poi noi siamo amici, vieni anche tu, e ha aggiunto, anche se tra di voi non c'è nulla in comune, però magari ci inventiamo qualcosa. E io al telefono subito gli ho detto, sì, in effetti non c'è tanto, 15,99 euro su un volo Emirates, non... gli si può dare un'occhiata, forse a pagamento. Però invece in realtà abbiamo tanto in comune, no? Che secondo me le compagnie che al giorno d'oggi, e sempre di più andando verso il futuro, faranno soldi, sono o quelle come noi, non solo Emirates, attenzione, non voglio fare pubblicità, o le low cost. La difficoltà sta un po' nel mezzo. Da lì siamo un po' partiti, abbiamo deciso di fare questo panel. E su questo io ho buttato giù delle slide che volevano essere un aiuto poi a fare una chiacchierata. Di Emirates non ho portato nulla, ma giusto due dati così... giusto anch'io per fare un piccolo spazio pubblicità, ma veramente di mezzo minuto. Noi facciamo circa 40 miliardi di euro di fatturato, una flotta abbastanza importante, abbiamo 210 aerei in operazione. Noi abbiamo tutti aerei un po' grandini, sono dei 777, non sono dei 380, quelli a due piani. Ne abbiamo 140 in ordine che stanno arrivando. Due settimane fa, così per scherzare, abbiamo fatto l'ordine più grande della storia delle compagnie aeree, abbiamo ordinato 100 miliardi di dollari di aerei, sono altri 150 777 e 50 380. Quindi una compagnia che sta sicuramente investendo tanto, sta crescendo. L'Italia è un paese importante, noi abbiamo 7 voli al giorno che vanno su Dubai, più unica eccezione in Europa, abbiamo la cosiddetta quinta libertà. Non voglio fare l'esperto, sono in Emirates solo da 5 mesi, non sono certo un esperto di aviation, però vuol dire che partiamo da un paese che non è il nostro, arriviamo in un paese che non è il nostro, con il Milano-New York, che è un volo che abbiamo lanciato appunto il 1° di ottobre. Detto questo, vado subito nell'argomento di quello che abbiamo pensato per questo panel, ovvero sia, scusate, ho saltato il titolo, c'è una terza via al profitto, no? Per simulare un po' di vecchi titoli, la terza via al socialismo, la terza via al capitalismo. No? Ci sono i modelli low cost, ci sono i modelli full service carrier a lungo raggio. Chi sta nel mezzo ha qualche possibilità di vivere, ha qualche possibilità di fare profitto o non c'è questa possibilità? La prima cosa che volevo dire è che spesso e volentieri, anche perché questa è la prima volta che in BTO si parla di airline,
C'è una differenza fondamentale tra low cost e low fare. Ryanair è una compagnia integralmente, John, correggimi tu se ne dico una cretinata, è una compagnia integralmente low cost e di conseguenza può permettersi di essere una compagnia low fare. Le due cose non vanno di necessità, necessariamente di pari passo. Ci vuole coerenza nella struttura di costi del proprio business. Ryanair ha un'efficienza, EasyJet anche, possiamo citarla, è un'azienda estremamente efficiente, può permettersi le low fare. Recentemente, qualche giorno fa, l'amministratore delegato di una nota azienda italiana del mondo aereo ha detto: noi siamo diversi da Ryanair perché diamo più servizi. Attenzione, io sono di EasyJet, di Emirates, non è che voglio far pubblicità a Ryanair, ma giusto per prendere l'argomento. Noi diamo un sacco di servizi e certe volte costiamo anche di meno. E non va bene, nel senso che se dai servizi devi costare di più, perché la tua struttura di costi non ti permette di essere. Quando hai aerei tutti diversi l'uno dall'altro, voi li avete tutti uguali. Pensate ai costi di manutenzione, logistica, preparazione del personale. Sei veramente low cost, puoi fare le low fare. Se sei una struttura di costi esagerata e ti metti a fare low fare, è la via diritta maestra per il fallimento, cosa che poi in effetti è un po' sotto gli occhi di tutti. Per cui per le compagnie che stanno a metà, c'è questa cercare un posto sicuro e acque calme. Qualche numero, non di Emirates, per par condicio, poi c'è un aereo anche di John, qualche numero non di Emirates, ma del mercato per inquadrare un pochettino il problema. La IATA prevede che i carrier europei, i cosiddetti legacy, cioè le Alitalia, le Lufthansa, le Iberia, le British, chi più ne metta, quest'anno arriveranno a fare un profitto netto aggregato, quindi comprendendo anche tutte le varie partecipazioni, di circa 800 milioni di dollari. Ryanair e EasyJet da sole ne fanno tra il 1,2 e 1,5 miliardi, no? Altro piccolo dato, la crescita di capacità, cioè la crescita di capacità è quanti aerei continui a mettere nelle rotte, quanti posti a sedere, quanti sedili aggiungi alle rotte. Gli operatori del Golfo, ripeto, non solo noi, ma noi siamo i più grossi, aumentano di circa 12-15% all'anno la propria capacità. Vi dicevo, il nostro esempio, abbiamo 210 aerei che stanno operando, vanno in 77 paesi, 140 destinazioni, ne abbiamo in ordine che stanno arrivando altri 140, ne abbiamo ordinati altri 200. No? Questa è la crescita di capacità. Gli carrier europei crescono mediamente del 3%. No? Ho sentito settimana scorsa qualcuno, ma non per far polemica, dire: stiamo reinvestendo nel lungo raggio, abbiamo ordinato 3 aerei. 3. 1, 2, 3. Finito. Cioè, non sono tantissimi adesso per dire, no? Quali sono gli operatori? Qua forse leggete un po' piccolo, lo leggo io. Qual è la penetrazione dei low cost, no? In Europa? Prendiamo l'Italia, che è il paese che ci interessa. Il 51% dei voli e dei passeggeri trasportati sono trasportati dalle low cost. Quindi viene da chiedersi qual è il vettore nazionale. Qual è il vettore nazionale in Spagna, dove il 67% dei passeggeri è trasportato dalle low cost? È Iberia o è probabilmente qualcun altro? È probabilmente qualcun altro. E qua non sto a guardare i numeri dei treni. Frecciarossa, Milano-Roma, 25-30 milioni di passeggeri all'anno. Era gente che andava in aereo e non va più in aereo. Il vero vettore nazionale qui non è il vettore che noi tradizionalmente pensiamo, è Trenitalia su alcune cose e sono EasyJet e Ryanair su altre perché hanno il 51% del mercato. La customer satisfaction è importante. Ci ho messo la foto di un bambino che ride, ma giusto per parlare 2 secondi di questo. Spesso si pensa che volare low cost o volare full service siano due mondi completamente diversi. È vero, è vero. Da noi in prima classe ci sono le suite, neanche le poltrone, cioè si chiudono le porte, dormi, arriva il Don Perignon, il caviale, mangi quando vuoi tu, se vuoi cenare alle 3 del mattino chiami, alle 3 del mattino ceni, ti fanno il lettino, ti mettono il materasso, la copertina, il pigiama e le ciabattine, storia vera, no? E dormi. Su una low cost questa roba qua non succede, ma non hai neanche bisogno, perché comunque è un corto raggio, non hai bisogno. Però la soddisfazione può essere uguale. Bisogna vedere qual è l'aspettativa del cliente. L'aspettativa è importante. Io, quando prendo una low cost, mi aspetto che parta in orario, arrivi in orario. Punto. Sì, se magari non mi disturbano ogni due minuti, come nel video che ha fatto vedere Giancarlo prima, che sembra di essere in un souk, va bene, però John ci ha confermato che negli orari critici non lo faranno mai più. Quella è già soddisfazione.
Sapere di partire, sapere di arrivare in orario e avere quell'aspettativa. Non mi aspetto nulla di più che fare un volo mediamente confortevole da quel punto all'altro. Paradossalmente, se su un volo nostro un giorno non ci fosse il Dom Perignon del 71, ma ci fosse il Dom Perignon del 98, magari il cliente si arrabbia pure, no? Perché l'aspettativa è diversa. Poi attenzione, io sto parlando della prima classe, ma noi ci abbiamo 310-400 posti in economy, per cui non è che siamo soltanto, no, azienda del lusso, cioè abbiamo anche l'economy, che non è assolutamente così. Però per dire, è quello che sta in mezzo che deve trovare la sua ragione d'essere. Vuoi essere totalmente un'azienda di grandi servizi o un'azienda low cost? Non basta abbassare il prezzo per essere low cost, che era quello che dicevo prima, no? Esiste quindi una terza via. Come da tradizione, io Bruce Springsteen da qualche parte ce lo devo ficcare, l'ho ficcato anche qui, e con questo chiudo per dire, puoi essere ai due estremi. Io sono convinto, questa è però convinzione mia personale, non c'entra niente con la mia azienda, perché questo era l'obiettivo di oggi, essere qua come Fabio Lazzarini, no? La mia convinzione personale è che il modello di business vincente per adesso e per il futuro sia polarizzato, no? Soprattutto nelle crisi il mondo si polarizza sempre, no? La classe media va in difficoltà, i ricchi diventano più ricchi, i poveri diventano più poveri. In economia più o meno succedono le stesse cose. Io sono convinto che i modelli di business che sono vincenti in questo momento sono due che sono agli antipodi, che è quello che ha detto Giancarlo quando ha detto non avete niente in comune. No, noi iranieni siamo profittevoli, molto profittevoli. Attenzione, non solo noi, anche gli altri operatori del Golfo, così come anche EasyJet è molto profittevole. Per cui o sei low cost vera o dai molti servizi e di conseguenza li devi far pagare. Il giusto, non clamorosamente, no? I nostri voli sono sempre competitivi anche a livello di prezzo. E chi sta a metà che rischia, no, di non essere necessariamente molto sexy? Cioè puoi decidere di essere Bruce Springsteen da una parte o dall'altra, rischi di essere la brunetta dei ricchi e poveri. Che adesso, al di là del fatto di essere valtellinese come me, per il resto grandi doti, soprattutto canore, non mi sembra ne avesse. Detto questo, mi blocco perché poi abbiamo oggi un grande onore di essere intervistati da una persona importante. Grazie mille. Grazie ad entrambi. Abbiamo pensato che di chiedere di nuovo a Philip Wolff di risalire su questo palco per intervistare questi due personaggi. Quindi chiedo a Philip di tornare di nuovo sul palco di BTO. Grazie. In qualcosa che è molto più... Grazie. Spostatemi un po' verso la luce, scusate. Ecco. No, un pochino più centrale, ora ricasco come ieri. No, you don't want to be in the middle. Okay. I was testing in the middle. Let's do this. That's just teasing. But you have to stay in the light, yeah. Anyway. All right. Fabio, would you like some water? We turn to English. We turn to English for the interview. Great. Thank you. Would you like some water? No, thank you. Okay. Would you like some water? No, €5. No? Oh, okay. Thank you. Okay. So is that 26 million passengers in the whole network? In Italy. I don't know if everyone... 81 million in the whole network. And did you want to... The profit of EasyJet plus Ryanair is... It's forecasted to be 1.2, 1.5 billion. Which is greater than the aggregate European IATA carriers of 800 million. What's Ryanair's longest route, most distance? Well, I would say our longest route would be from Dublin to Greece, or to one of the Spanish islands like Lanzarote or whatever down there. But about maximum 4 hours, not more. 4 hours. And what's Emirates' shortest route? Shortest? I think Dubai. Some connections in Dubai, Saudi Arabia, Dubai, Qatar. Even Dubai Abu Dhabi, which is 50 minutes. Yeah. 50 minutes, so there. Yeah, 45 minutes. So, 30-year anniversary. How old is Emirates? 30 years as well. 30 as well. Yeah. I don't know. I mean, you haven't been there for all 30 years, but you know the history, because a lot of people here are starting companies, or they try to predict what's going to happen in the marketplace so they can adjust their businesses. What was there any idea that each of your carriers would get so big in just 30 years? I mean,
Well, I've been 5 months in the company, John even less. Where were you before? I was at Amadeus, GDS. And but I know a bit the history of Emirates. And I think one message which is clear, I think, has been consistency. Emirates decided since the beginning to become the biggest airline in the world. To be based in Dubai helps, because they're more or less within 8 hours, 60% of the worldwide population live there. And it's not only 60% of the population, but it's 60% of the population which is growing and is starting to expand economically. So we are right in the middle of the nice spot. We are not the only ones, because Abu Dhabi is 1 hour car and stuff like that. So I think the strategy of Emirates, which I think is one of its strengths, is consistency. They decided which was the target, the customers to target, and we decided to do it by ourselves. Emirates is not part of any alliance. Emirates always refused to do acquisitions, mergers, joint ventures, stuff like that. Although you do have an investment in Jet Airways. That we dropped at one point. But it's going to happen. It happened, absolutely. So, but for the rest, we are not in any alliance. Okay. We have some co-sharing agreement, like in the US, we have JetBlue to cover the domestic flights, but we don't enter any alliance. Ryanair doesn't do any alliances either. No, we don't. So, interesting. Historical perspective, was there any idea that... Well, Ryanair started 30 years ago, and an example that they followed was Southwest in America, which is a successful example. So I studied Herb Kelleher, the founder of Southwest Airlines, believe it or not, in business school in 1979. Well, good work there, because this is the result, absolutely. No, but I mean, so we brought to Europe what was this example in America. Right. And I mean to say, the success was kind of our target. I mean to say, you know, especially Michael O'Leary, our CEO, he's a very focused person, and his targets, you know, are always kept, and he reaches all his goals. And at the moment, our goal was to bring the largest number of people on the planes, people that maybe in the past wouldn't have even dreamed of flying. Yeah. So with the fares we're offering, ultra low-cost fares, I mean to say, we opened the possibility of flying almost to everyone. Yeah. So here's an interesting, I have run a travel research company for 20 years, and just this year, Asia became the number one travel market in the world. Europe owned that for decades, and then the United States slipped, and we have this huge low-cost carrier, Tony Fernandez, Air Asia, out of Malaysia, has a similar network in Asia that Ryanair has in Europe. Secondly, the Chinese just surpassed the Germans and the Japanese for the most outbound travelers in the world. So is it possible to keep growing, both of you have these great growth trajectories, without a hub or something in the largest travel market in the world, Asia? How do you do that? Or is that a disconnect, or is In our case, it's a connect. It's not a disconnect in the sense that these people traveling from Asia are coming to invest, not only for leisure, but they're also coming for business reasons, to the old world, you know, Europe, Middle East, and the US as well. And as I said before, we are located in a town which is within 8 hours, you have 60% of this population. You have India, China, they are in our range. They need to connect with the world. Of course, they can connect by themselves, which is one of the big question marks, but for every industry. Where the Chinese will go in automotive? But the amount, for example, when you look at AirAsia's route map, it looks like somebody took Ryanair and put it in Asia, and the number of airports in Thailand and Vietnam and China and Malaysia and Indonesia is just staggering. So, will Ryanair ever leave Europe? Well, no. We are concentrating in Europe at the moment. And just to say, we find benefit from this extra traffic, let's say, from Asia.
because a percentage of our travelers in Europe are not European people, but are people coming from long-haul flights, like right. Americans or Far East or Asian people or whatever. It's about 15% of our traffic in Europe. How did Emirates get the open skies agreement between JFK and Milano? It's a fifth freedom rights. It's based on the bilateral agreement between the United Arab Emirates government and the Italian government. For the time being, it's an 18-month right. The Civil Aviation Authority took the decision to give us this right for 18 months, and then at the end of the 18 months, they will take a decision based on did Emirates really supported the economy? Did Emirates created a better connection between the two countries and spreading a little bit of economic value in the region or not? And based on that, we decided. We talked at the speaker's dinner with Giancarlo the other night about parallels between the hospitality industry and the airline industry, where you're either very low cost or so full service. Full service. So we have three employees from India we just met in New York on their way to the conference. And we stayed at a new boutique hotel in Brooklyn. It wasn't really very expensive, $250. But the three of them rented one bedroom in a four-bedroom apartment on the third floor of a walk-up apartment. And we went there, and I was surprised, for $150. Three of them in one bedroom, two beds. And you walk up and down the hall, and there's strangers, right? But to them, like your young African, you know, it was a much, much better value. So, and we talked about that maybe it's very difficult to have a two or a three-star hotel anymore. Do you see parallels between what's happening as your airlines represent aviation? Maybe the similar thing is happening on the ground. In the hotel industry, you mean? In the hotel industry? The hotel industry is, there are some parallels in the sense that the hotels are trying to segment the market and to find the right target to satisfy. And in some cases, they have issues in making different targets live together because you have this restricted space where people live, like business travelers and leisure travelers don't mix very well in the same place. One thing which is happening in the hotel industry is the emergence, actually in Europe is quite consolidated, the trend on low-cost hotels, where you just go there and sleep. You don't need anything else. Yeah. Basically, when you buy an hotel, you don't buy just a bed in which to sleep. You buy a location, you buy the services, you buy the reputation, you buy feeling at home, or you buy the fact that you feel in a place you could never afford by yourself, no, in a historic place, stuff like that. So it's all this combination. I think it's happening because in the airlines, basically, it's happening the same. You choose no frills, you have the right choice to fly. You think about the hospitality space from Ryanair? But in our case, too, because, I mean, our target and our main customer is a low-budget customer. Yeah. Well, he doesn't want to spend too much. He's already starting to spend very little with his airfare. So he wants the basic even in the hotel. You know, clean, tidy, a decent location from the place you want to visit, but no frills. So at this point, the cost is very important. Would you ever, I know you're not going to do an alliance with another airline, but what about an alliance between Ryanair and Airbnb where you match the low budget mentality? You ever think something like that could happen? Well, we're not very keen on alliance overall, let's put it this way. But you never know. I mean, say, we're open to all opportunities. So, I live travel and tourism trends. And so, I've said, when I gave my first speech in 1992, I said air was going to be booked online. I say all these rotten tomatoes thrown at me. So, I'm used to it. But I remember when I first spoke about Airbnb and Uber and we can talk about this blah, blah, blah car. I don't know. But next year, it's projected that Airbnb will be the world's largest hotel company in the world in terms of, to use airline speak, passenger traffic, right? It's absolutely astounding. So obviously, and flying an aircraft out of an airport, a little different barriers to entry. But how do you see this sharing economy, which is so big right now,
affecting air travel? Do you are you aware at headquarters in Dubai and Dublin, is part of the strategy discussions around sharing economy, P2P, collaborative consumption? Not that I know. I've also often wondered about if you know the load factor on an aircraft is going to be under that 70-something money, what about blocking a center seat and selling half the center seat to the aisle person and half the center seat to the window person at more than 50%? So for 60% more, I can buy a half seat. Airline would make more money. Sharing economy to share the middle seat. It's nice. Happy customers, more revenue sharing. What do you think? Well, in our case, it would be nice to say it, but our flights never get below that 70. No, our average rate is over 82%. And when we have flights which are not satisfactory, which happens, we go out with special promotions. But even at an 82% load, you're going to still have 80%. You're going to have 9 or 10 empty middle seats. That's an average. Yeah, sometimes okay. You go out with 101% load factor. Yeah. And ask me, how come 101%? I know. Infants. Sneak them in the toilet. Infants. Oh, okay. Infants. Oh, infants. Standing. But nice. For Emirates, nice great idea. Idea? Yeah. Nice idea. Nice idea. No discussion. Can I get a commission on that idea? If we implement it, yes. Yeah. Giancarlo, can we take a look at... yeah, so Air New Zealand, innovative airline, and I'm convinced one of the reasons they're innovative is they had a near-death experience. And there's nothing like going bankrupt. I know what happened in our company. They introduced the Sky Couch. So, did we see it? Yeah. So I don't know if you all know about it, but economy seats, you can two people can buy three of them, and then they do something, I forget, the armrests go up, mm-hmm. And there's something that, I forget, I think something comes out from under the seat, and they can sleep. That's all they get. No. Yeah. No. So this is very interesting. Here. Okay. What do you think of an idea like that? It's brilliant. It's absolutely brilliant. It's a way to make comfortable the economy class, which yeah. is a nice way, and it's an ancillary service because basically you're selling three seats and you're flying two passengers. Yeah, and they're getting more than three. Three, yeah, exactly. Right. Exactly. So where do you? So I just gave two examples. I mean, there's millions of them. Sharing a middle seat, doing this. Where do you see innovation? Because there was Richard Wegman talked yesterday about Las Vegas. You know. First it was the sin capital, then it was entertainment, then it was food. And so this is, you never can get too comfortable. So where do you see innovation going in the sky? In our case is continuing the mission to give service to customers. We invest a lot in not only in the comfortable seats, we have an economy which is a little bit better than this one, as you showed in the picture. Food is important for us as well. We have a very nice culinary experience in our flight, including yeah. the economy flight. Entertainment, we have a lot of investment in entertainment, in technology. We have 1,600 on-demand channels. We have more Italian movies in an Emirates flight than some Italian carriers. I don't mention them. technology, Wi-Fi, telephone on board, SMS on board, stuff like that. Our mission, we say it very, very often, is to bring back a little bit of when I was young, I was not traveling much, no, because yeah. of economic reasons of the family. I started traveling when I started working, no, and to me, for example, was, I have to say, you're from the U.S. No, to me, it was a disappointment to fly in the U.S. because when the first time I flew in the U.S. for me it was like, I always loved flying, honestly, and. In Europe, we had these nice flights, but my dream was to fly in the U.S. because I thought it would have been a nice experience, like a dream experience. It's right in between the two of you. Yeah. 99% of the time. Exactly. And this is, in the U.S., some things which are happening in Europe now happened already many years ago. Flight became immediately a commodity. You need to move from one place to the other, no frills. No? A lot earlier. What we say is we want to bring back the fashion and the style in traveling without being too expensive because we are... And from a Ryanair perspective, we talk about where is the next wave of innovation going to happen in the air? Well, at the moment, I mean to say, we are not focused on any specific innovation to go on because our target is always to increase
destinations around Europe. So more flights, more connectivity, more airports, more capacity, more opportunities for customers to fly all over Europe. That's our target. When you go when you add 2 million more passengers per year in Italy, and how many more total? 80 something? Probably over 10 million, I guess. Let's say a daily service for a whole year brings 100,000 passengers. So multiply by 20. So 20 daily flights more brings. At this point in your company's maturity, when you add a million incremental passengers for million new passengers, do you have any sense how much of that air traffic is incremental? In other words, you've reached customers that just were not going to fly before? Because that's very important. I've been in the travel industry forever, and the travel trade sometimes loves to hate companies like Ryanair, and they love to hate companies like Uber and Airbnb. But my point is, they actually stimulate travel and tourism, so they should love you. I think it depends a lot on where you're flying to. Obviously, if you're flying to certain destinations where people are already used to traveling, probably you're taking away business from competitors or whatever because you're coming with the lowest fares with these connections. Instead, when we're flying to destinations where they didn't have no opportunities, if we consider the southern part of Italy, where Ryanair is always strengthening their position, Bari, Brindisi, the Sicilian area, Calabria, and whatever, there, in my opinion, we are getting new travelers or new passengers that maybe in the past they wouldn't have traveled. Yeah. So one thing, you mentioned the train alternate, and it's interesting, the Southwest model, I remember when Herb launched at Love Field in Dallas in the early 70s, he was attacking the car rental companies because all their flights were under 300 miles. So there's a new internet startup company called Blah Blah Car, BLA Car. And they're focused on long distance ride sharing. In Europe, they're just in Europe. They just got their millionth customer and they've raised a lot of venture capital. And I was surprised, so what happens is up to 5 days in advance, you say, I'm driving from Brussels to Dusseldorf. Is there anybody? Anybody that'll go with you. And the blah blah has this recommended price. So that blah blah makes 11%, but they try to price it so that the cost is offsetting the driver's cost, not creating another industry. But I was surprised to learn the average distance now is 200 kilometers. 200 kilometers. So they're onto something new. So do you ever think, you ever worry about stuff like this? Not at the moment. Yeah. So do you see most of the growth of your two airlines coming from stealing market share from other airlines or from someplace else? You both have huge growth plans. Is there enough organic growth in global travel and tourism to support that? No. Philip, honestly, it's a combination. It's a combination of the two. We made recently an analysis in Italy, some of the routes, including New York, Milan. We are growing the market there. I mean, there are more people flying this year than they were flying last year. So there is a bit of organic growth. But of course, to grow at this pace, you also need to take space from the competition. It's normal. Yeah. It's normal, but there's still a lot of people who are coming in the market. I mean, think of the organic growth. You mentioned Asia. Asia is organic growth. It's an incredibly exponential Amazing. Organic growth. And these are new passengers flying. So Europe, US will be maybe very likely they will be stable. But for the rest. Have you ever flown Emirates? No. Not Have yet. You ever flown Ryanair? Yeah, I did. Does either of your airlines have a policy to fly on other airlines to test and to learn, or no. I can tell by your face the answer is no way. No. No way. No. 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 We try to do our best, but we don't. We do the same. Time to wrap up. Works? Yeah. Sorry guys, but I have to interrupt you.
We have to pass to the next panel. I need a picture with you with this. Absolutely. This one. Thank I don't you. Know if Ryanair got IT is me. Nice. Thank you very much. Yes. Thank you. Yeah. Thank you, Philip. Thank you, Fabio. Thank you, John. Picture. Do we have some photograph? Yeah, we do have we some. Have the best photograph. Here come. Right? Dot IT is me. We give it to Ryanair, which means he has conquered Italy. Miglior fotografo d'Italia.